Ciao. Ciao a tutti, benvenuti alla lezione numero 5 e oggi noi parleremo di una cosa molto bella. Voglio augurare e salutare i nuovi ascoltatori che sono stati con noi, che sono stati alla nostra presentazione e hanno sentito per la prima volta la lezione sulla penna. Io non avrei pensato che la lezione sarà poteva essere così profonda. Proviamo a ricordare dove ci troviamo adesso. Questo è il corso ICI, il corso che contiene 18 corsi antichi della saggezza che sono salvati nei monasteri, che sono stati tradotti da Geshe Michael Roach, che è stato il primo che è stato pubblicamente. Cosa possiamo fare con la nostra vita per capire com'è la nostra realtà? Il corso ICI 2, che è ancora una visione di quello, se c'è qualcosa di cosa possiamo fidarvi, se c'è qualcosa che sembra che non possiamo. Se lavora in modi diversi tutto e non come sembra, come funziona, a cosa serve allora di appoggiarsi? Cosa possiamo aspettarsi del domani? Diciamo che assoluto rifugio. Il corso 3 che parlava della meditazione. Di 8 punti della posizione, quali condizioni servono per meditare, l'oggetto di meditazione, quali stati ci sono, quali livelli ci sono della meditazione. Avete sentito anche che tutte le condizioni sono molto belle, ma non tutte funzionano per tutti, perché ci devono essere dei semi mentali che funzionano in modo diverso per ognuno. E questo è il seme che non devi affliggere e gravare alle altre persone. Che diciamo che voi avete bisogno di seguire la moralità, le lezioni etiche, perciò voi dovete piantare i semi per essere focalizzati. Ecco perché ci troviamo al corso numero 4. C'è un nome molto interessante, le prove di vite future e vite passate. L'obiettivo di questo corso è non provare le vite passate o future. Noi riusciremo a provarlo sicuramente sulle lezioni successive. Ma per me, in qualche modo è di qualcosa di molto importante, dei momenti da comprendere che queste prove sono importanti, che voi incontrerete nella vita e dovrete avere la conoscenza e utilizzarlo nella vostra vita. E anche se il nome del corso è molto interessante, questo non è solo la prova delle vite future, passate, ma è una capacità di capire
Da cosa dipende il Sì, processo mentale? Che cosa potrei fare nella mia vita per cambiare? Se questo è vero, che io posso creare quello che voglio, quello che desidero, se io utilizzo questa saggezza e questa concezione della vacuità, se io pianterò i semi giusti, cosa ne diremo riguardo quelle cose che sembrano irreali, not perfect. sembrano non poterli cambiare, intercambiabili? In qualche momento succederà che la vita finirà. Come faremo di migliorare questa cosa e dire che io potrò fermare questo? Se potrò raggiungere in qualche momento della mia vita dei livelli diversi. E se dico la verità, io non ho incontrato le persone che non hanno mai pensato che se loro avessero aumentato leggermente qualche sfera della sua vita, e la vita cambierà e sarà ideale. O i soldi, o i rapporti personali, ma se i miei bambini studieranno meglio, se i miei genitori non si ammalassero mai. Oppure che io non avessi mai dei debiti con le banche. Voi sapete che in alcun tempo avete già vissuto, e questo non succede. E anche se voi raggiungete dei obiettivi, in quanto tempo voi apprezzate, quanto tempo voi riuscite ad apprezzare? Se voi siete abbastanza grati alle persone, alle situazioni, voi riuscite a dedicare, avere la motivazione diversa. Se posso io diventare qualcuno, se posso arrivare a un livello diverso, ad avere un obiettivo dove io sarò assolutamente felice. C'è un metodo di arrivare a un punto di questo modo. All'ultima lezione noi abbiamo parlato di queste cose. Io sto cercando di trovare, perché io adesso mi trovo a Los Angeles e io non ho tutto stampato. Io ho il Chicago. Io vorrei parlare della vera percezione di ogni scienza, della sicurezza di comprensione. Cosa significa essere assolutamente giusto? Esiste un essere così assolutamente giusto, una persona, un essere che... Come potremmo descrivere quella persona o quell'essere che lei è assolutamente corretta? E può essere qualcuno, può arrivare al punto che può essere onnisciente, che potrà sapere ogni cosa. E come questa persona potrebbe percepire il mondo e come noi potremo percepire, e noi abbiamo detto che ci sono i testi per questi libri, per esempio. Voi non potete ridare a questo dubbio di quella conoscenza di quella che avete, e anche della logica e delle prove che non devono essere non si contraddicono tra di loro. E abbiamo parlato anche dei fatti dei studenti, degli allievi che sanno. Ci sono diversi livelli e diversi livelli su quali si studia, i diversi tipi di studenti che studiano in modi diversi. E qui non
possiamo ricordare, noi ne abbiamo parlato di tre regole. Per capire cosa diceva Budo in modo assoluto o no, e quando Master Dignaga ha raccontato cosa significa l'essere che è assolutamente corretto, il primo che questa cosa è possibile, e la seconda è perché c'è il percorso per questo. Ecco perché adesso passiamo al slide numero uno. La discussione della classe di oggi inizia dalla lezione, dall'antica scuola dei pensiero, senza guardare che era molto antica. Loro erano molto simili ai studiosi, ai scienziati che dicevano le stesse cose, che la mente è il prodotto della mente, e tu, che mentre la mente segue, la mente può cambiare e finire quando finisce il cervello. Noi siamo qua per parlare, dove loro iniziano a parlare che un essere che ha creato il mondo, ci sono molte persone nelle diverse religioni, e a quei tempi nell'antica India c'erano ancora di più dei sistemi religiosi in quali credevano, e loro potrebbero dire che il mondo è stato creato da un essere vivo che poteva essere onnisciente, e Charva, che dicevano che se questo mondo è stato creato, allora questo deve essere creato da un essere onnisciente. Il dibattito qua inizia, che qua viene qualcuno e dice che il mondo deve essere creato da un essere onnisciente. E c'è un controargomento su questo, che questo non è possibile. Che di fatto non è possibile. Proviamo a leggere. Un essere onnisciente percepisce tutti gli oggetti esistenti. Alcuni di questi oggetti stanno cambiando e alcuni sono invece immutabili. Qui dobbiamo pensare che se noi guardiamo, se pensiamo su tutti gli esseri, su tutti gli oggetti esistenti in questo modo e che saranno esistenti in questo modo anche in futuro, possono essere divisi in due grandi gruppi: oggetti che possono essere, per esempio, se io chiudo gli occhi e penso a un elefante viola di 3 metri di altezza che gira in questa camera. Questo sarà un oggetto non esistente. L'idea è in quello che lui esiste, che noi non esiste, l'elefante non esiste. Lui può essere diviso in due gruppi. Un gruppo è molto grande e nell'altro solo tre tipi di oggetti. Gli oggetti cambiabili e oggetti non immutabili, che non possono cambiare. Ecco perché quel ragazzo onnisciente, un essere onnisciente, proviamo a concludere che questo essere è reale, esiste. Allora quell'essere deve accettare le cose immutabili e quelle che non cambiano. Ecco perché la mente che segue l'oggetto che cambia, cambia. Cioè, deve muoversi e cambia con il cambiamento del suo oggetto. Se voi non riuscite a capire niente, continuate ad ascoltare, perché in qualche momento riuscirete a capire tutto. Se voi pensate che questo non è importante,
In un momento capirete che vi è necessario di capire questo. Se in questa età, in questa fase non è chiaro, continuate a studiare. Proviamo solo a pensare alle cose che cambiano, gli oggetti cambiabili e quelli immutabili. Io mi ricordo che quando ho sentito la prima volta la classificazione, io mi sono domandata cosa? Ma chi pensa in questo modo? Proviamo a osservare quello che esiste, gli oggetti esistenti che cambiano o quelli immutabili, quando saranno esistenti, sono esistiti. È un essere straordinario. Ok, proviamo a vedere. Supponiamo che questo essere che prova. Questo un oggetto in mutamento, lui dice che ci sono due tipi di oggetti. Io non avrei pensato che potevano essere due oggetti. Io avrei detto che esisteva, io non avrei mai pensato, nella mia mente non c'era questo pensiero. E se loro parlano vuol dire che è importante. Cose che cambiano sono cose fisiche, mentali e non fisiche. Per esempio, l'essere umano non è né fisico né mentale. Per esempio, Ina non è né mentale né fisica. Ci sono cose immutabili, cioè quelle cose che esistono e cambiano dal momento al momento. Di fatto ci sono tre cose che non cambiano, immutabili. Uno è la verità assoluta di ogni oggetto, quel fatto che la penna è vuota dalla propria natura e se noi la lasciamo e usciamo dalla stanza, cosa diventerà? Questo dipende dalla persona o dal cane o dal qualsiasi essere che entrerà per il primo nella stanza. Questo oggetto sarà diverso per tutti gli esseri, potrebbero cambiare di colore, di forma, ma utilizzano anche questo oggetto in modi diversi. Sicuramente non è un bambino, non è un missile, oppure possiamo immaginare che qualcuno nei tempi di Medioevo e loro non potevano sapere che cos'è una penna. O per esempio questo, vedete questa cosa? Se io chiudo gli occhi e penso. Io vedo questa cosa. E io l'avrei chiamata in modo completamente diverso perché da piccola io potevo chiamare in altro modo questo oggetto nero. Sono cose assolutamente diverse perché quando ero piccola dalla mia infanzia erano diversa la cosa e non l'avrei riconosciuta. Un oggetto immutabile quel fatto che questa cosa non è quella cosa che sembra. In questa scuola del pensiero, come questi fatti si osservano per esclusione, per esempio, immaginate un momento nel vostro futuro dove voi non potrete sentire i semi per essere triste, voi non vi irriterete mai, non avrete più i semi per arrabbiarvi, per vergognarvi, per sensi di colpa, per essere tristi, per essere arrabbiati o avere paura. Tutte le emozioni negative in qualche momento si fermeranno. E in quel momento, quando ci sarà quella fermata, questo sarà un oggetto immutabile che non cambierà più. Io mi ricordo che io ho avuto difficoltà per capire questo perché voi direte, ok, ma come possiamo dire del fatto della vacuità di questa penna? Perché voi dite che lei è mutabile?
perché lei non cresce, non diventa più grande né più piccola e non può essere distrutta. Invece le cose che cambiano dipendono dalle cause e possono essere distrutte tutte e cambiare e cambiano dal momento al momento, in un secondo al secondo. Questa è penna e questa ha bisogno, qualcuno ha bisogno di utilizzare questa penna. E lì magari è finito l'inchiostro. Oppure qualcuno l'ha fatto cadere, si è perso l'inchiostro e allora io prendo e lo butto via. Quindi la penna cambia. Quindi ogni momento, ogni istante quando questa penna esiste, lei ha la vacuità propria e anche l'oggetto sarà, quando l'oggetto sarà distrutto, la vacuità dell'oggetto non cambia, lei fa parte di quando è stata creata ed esce dall'esistenza quando la penna si distrugge. E per adesso per voi non è una molto idea molto chiara perché per me è molto difficile, è stato molto difficile nei miei tempi a capire quando l'ho sentito. E voi potete fare passaggio di quando io lo traducevo in primissima lezione di Peter Myortle. Io ho preso avevo bisogno di un po' di tempo per capire come può essere che ci sono cose che cambiano e cose immutabili, le cose che rimangono e cose che non rimangono, perché ci sono, ecco perché ci sono tappa e metà tappa, è un equivalente, metà tappa è quella cosa che cambia, è la cosa che non cambia. E purtroppo in inglese è molto difficile tradurre perché non ci sono. Ci sono insegnamenti molto profondi. È proprio per questo che non riusciamo a tradurre, perché mentre segue l'oggetto che cambia, è quello che cambia, deve muoversi e cambia con il cambiamento del suo oggetto. È difficile, tradurre come una cosa non che rimane. Cose che cambiano costantemente, cose che cambiano istantaneamente. Scusate perché questa è una cosa molto profonda, specialmente io adesso che penso ai studenti, ai nostri studenti di Los Angeles. Per favore, dovete essere molto pazienti e anche magari potete iniziare dalla lezione precedente o quella primissima lezione di questo corso per capire di più. Io cercherò di spiegare in modo più facile e più vero. Allora, grossolana, l'esistenza delle cose è perché è qualcosa che cambia e si distrugge. Io per caso ho apposta butto per terra questa tazza e questa si rompe e questa è grossolana della tazza. Quando il mio corpo muore, la mia questo cose che non cambiano, rimangono costanti, perché durante la tutta esistenza della tazza o della Ina, lei è stata cambiata o poi l'oggetto si sviluppava, cresceva, si generava.
Ma quando il fatto che io sono stata creata con i miei pensieri passati, ma quel fatto che io posso essere qualsiasi cosa se io cambio i miei pensieri, azioni, cambiano e non cambiano, io ancora sto lavorando con i semi della sto lavorando ancora con i miei semi passati. Mi tacca quelle che cambiano, la cosa cambia, oppure non incambiabile. Ok. Takpa non cambiabile. Allora, torniamo alle nostri esseri che sono onniscienti, accettarci le cose, e se significa questo che la mente dell'essere onnisciente deve essere non mutabile, non che non cambia. Questo è colui che deve essere capace di vivere e vedere i momenti di passato, di futuro e di presente, tutto nello stesso momento. Non utilizza, lui o lei non utilizza la memoria perché ha l'accesso ad ogni momento e non si appoggiano sulla logica perché non hanno bisogno, perché loro non hanno la realtà nascosta o nascolta. Vi ricordate dei livelli dove noi sentiamo le cose con i nostri sensi, i livelli sensoriali, la nostra logica e la nostra mente, e il livello profondo è la vacuità. Per esempio, provarla grazie alla nostra logica. Per esempio, quando io racconto della penna, io dico che la vacuità della penna e utilizzo la logica. Per esempio, anche le correlazioni, cosa posso fare per raggiungere una cosa o l'altra. Questo è quello che può essere spiegato solo da chi è stato diventato già onnisciente. Ok, questo essere, se lui vi accetta senza logica, senza memoria, in un modo diretto, in qualsiasi tempo, questo essere ha la mente che non cambia, giusto? Perché le cose, forse neanche facile, lui neanche con che è bello giocarci con un essere così perché sta a prossimi passi, perché li conosce già. E sembra che la mente di questo essere deve essere immutabile, ma questo non è così. E Realizations, they are subtle and they are based on your practice, meditation and studying. But basically, when we think about changing or unchanging thing, person, mind, etc., there is è sull'essere onnisciente, c'è la concezione come il tempo, ed è quando noi pensiamo che qualcuno percepisce il tempo in tutti i tipi e livelli di tempo nell'universo, voi vi scordate che il tempo è interno. Se un essere così esiste, di fatto deve essere mutabile perché vi accetta
come cose immutabili. Questo come lo specchio che fa riflesso di quello che vede, giusto? Vede gli oggetti che cambiano, certo la mia mente vede me stesso, vede questa penna. Ancora non è rotta questa penna, lui vede questo momento che io la romperò in futuro. E questo è difficile da comprendere, da immaginare anche, con la loro, ma oggetti mutabili, oggetti non immutabili, nel se parliamo del tempo, sono cose che cambiano con tempo, giusto? Esiste. Il tempo per ogni essere onnisciente, sì, esiste, lui percepisce di tutte le cose future, giusto? Ma non nello stesso modo che percepiamo noi come gli esseri normali, come direzione diretta di tutte queste tre cose, del passato, di ogni momento, non solo un momento alla volta, ma ogni momento, passato, futuro e presente. E in questo caso l'essere percepisce tutto, la cosa che lui percepisce che è mutabile e se qualcosa che non è. È come lo specchio che vede nello specchio qualcosa che il riflesso dello specchio è quello che lui percepisce. Ecco perché la mente di questo essere deve essere mutabile. E se voi pensate che questo è qualcosa di molto strano, no, perché noi abbiamo appena iniziato. Allora, qualcosa che io avrei aggiungere, che il lavoro principale che noi qua ne parliamo, che Master Dharma Kirti, che ha scritto nei commentari sulla percezione autentica, dove lui spiega che tramite questo specchio ci sono le qualità. E quattro di queste qualità per noi non sono interessanti oggi, ma la qualità di riflesso è molto interessante perché voi dovete immaginare che avete lo specchio qua e al di là c'è qualcosa di azzurro dello specchio. Fa qualcosa per lo specchio, questo spazio azzurro. Sì, specchio diventerà azzurro. Perché in quel modo lui riflette quello che vede, la parte azzurra. E se era questa parte rossa, allora poteva essere lo stesso specchio. No, è un altro, solo che riflette stessi oggetti mutabili. Devono riflettere quello che hanno davanti. Ecco perché se la vostra mente vede qualcosa di mutabile, lui cambia. Ok, la prossima domanda. Passiamo alla prossima domanda. Io guardo un attimo nel chat, ogni tanto guarderò. Mi scuso da introduttori, sto perché questa lezione è complicata da tradurre. Vi ringrazio tantissimo a tutti voi che dedicate il vostro tempo e date i vostri sforzi per dare l'accesso nei vostri paesi a sentire queste cose. È una cosa che non ha il prezzo, non c'è il prezzo che vi può ripagare per questo sforzo. È una cosa bellissima. Allora, supponiamo che sia vero che la mente percepisce un oggetto in mutamento, deve anche essere in fase di cambiamento. Questo significa anche
che la mente è immutabile quando percepisce l'oggetto immutabile? Una bella domanda, giusto? Se questo è uno specchio, dicono che no. Qui io vorrei fermarmi un attimo per spiegarvi perché è così ci disturbano queste cose immutabili. Se voi studierete questi corsi, la vostra mente cambierà e voi andrete sempre più in profondo e capirete sempre le cose più in profondità. Voi riuscirete a capire le leggi, la vacuità delle cose. Quando voi capirete questo, voi direte: wow, io posso evoluzionare, posso cambiare. Sì, tu puoi, non è una cosa facile, ma tu puoi. Ma tu ancora non sai questo. Io incontro le persone, io alcune persone non mi piacciono, alcune mi piacciono, mi fanno felice, alcune sono addirittura. Possono diventare i miei nemici, ma noi cambiamo la percezione di quelle persone, perché quelle persone che noi vediamo sono quelle che, perché io mi sto cambiando, anche se mi guardo 5 anni fa, io vedevo le persone in modo diverso, io avevo diverse idee, io vedevo. Voi potevate vedermi con capelli rossi 5 anni fa. E se voi andrete ancora più in profondità e studierete ancora, se mediterete, la cosa bella di questi studi è che voi non dovete credere completamente a tutti questi studi, voi dovete avere una cosa profonda sull'oggetto, di capire su questa idea. Certamente, voi dovete essere capaci di meditare, andare in ritiri e utilizzare tutto quello che voi studiate. E appena voi sarete riuscirete a focalizzarvi su un oggetto, voi potrete indirizzare sulla saggezza, sul fatto che questo non esiste da sé e voi probabilmente avrete dei insight, delle idee che potranno cambiare la vostra vita totalmente. E dopo questo la vita vostra sarà sempre più bella e non ci sarà ritorno indietro. Da quei tempi, quando la cosa così è importante, cosa succede? Voi di fatto percepite direttamente quello che avete imparato, di quello che avete sentito della pena per la prima volta e voi avete toccato quell'oggetto mutabile che ha questo oggetto e il fatto che è vuoto da se stesso, che esiste, può essere qualsiasi cosa, dipende dai semi di chi lo guarda l'oggetto. Io sono che do la definizione a questo oggetto. Ognuno di noi vede qualcosa in questo oggetto e può percepire anche nella meditazione la stessa cosa, che questa cosa che è mutabile, che la vostra mente percepisce dalla natura, della cosa, dell'esistenza, se l'oggetto esistente e la mente capisce, lui diventa immutabile e questo è molto interessante perché dicono che è difficile, proprio per questo è difficile percepire direttamente perché l'oggetto è immutabile e la mente vede le cose mutabili, quindi le cose cambiano, mutano come nella nostra mente. E allora, quando voi vedete io potenziale,
quello che voi osservate e vede quell'oggetto, ma appena quel contatto si perde o voi riuscite a capire e vedere se stessi, le cose mutabili e immutabili, e come volare su cosa, ma si parla nei antichi scritti, come la mosca che ha volato, di nuovo ha fatto un volo e poi di nuovo ha toccato, andava avanti e indietro, avanti e indietro. Ok, io davvero ho fatto qualcosa perché mio marito gli sa bene queste cose profonde, ma lui oggi vola a Porto Rico, lui fa una cosa un po' più interessante e vorrei fare la classe con lui. Quindi io l'ho fatta la lezione con voi da sola. Un'altra cosa, come abbiamo già parlato, se la mente è condizionata, perché è iniziato da qualche parte dopo la nascita, dalla concepimento e la nascita, ha iniziato già da lì. È troppo normale per voi questa informazione? Ok. C'è Polina che è contenta, manda il smile. Lei sorride sempre. Sì, forse è un po' troppo felice o qualcuno ha il volto spaventato dall'informazione ricevuta. Prossima domanda. Allora. Charvaka, loro dicevano che solo essere onnisciente è colui che ha creato il mondo. E spiegate perché questi esseri non potevano essere onniscienti. Prima li leggo e poi vi spiego. La onniscienza di un tale essere dovrebbe essere di una cosa mutabile o immutabile, ecco perché non può essere una cosa immutabile, perché può essere percepita dai fenomeni mutevoli, come dallo specchio, come di quello che abbiamo parlato prima, perché l'essere, quando i fenomeni mutevoli sono tutte cose che cambiano, è chiaro questo, no? Se l'essere onnisciente è una cosa che cambia, allora deve provenire dalle cause. Ecco perché così dovrebbe avere le cause. E in quel caso no, non poteva essere sempre stato onnisciente. Ecco perché allora c'è il percorso che possono diventare quegli esseri oniscienti. Ancora, se c'era un essere, una persona che ha creato il mondo, lui dovrebbe essere onnisciente, giusto? Ok, supponiamo. Io ho una domanda. La mente di questo essere è mutabile o non mutabile? Questa onniscienza è mutabile o immutabile? Se non è mutabile, lui non potrebbe capire neanche la mia esistenza, perché io cambio, quindi lo specchio cambia. Quindi onnisciente deve sapere me o gli altri, perché lui è onnisciente e lui deve sapere, oppure quello che io vedo, computer, camera, questo mini mouse, io definisco
Io gli do la definizione di cose e so che in questo momento all'universo, quando non esisteva il topolino, anche Mike è una cosa che è cambiata, è mutata. Ecco perché questo è una cosa che ti contraddici. Allora, noi abbiamo messo nell'angolo quei Cervakan, quelle persone dall'India antica che dicono che l'essere esistente deve avere la mente onnisciente e immutabile e tante altre cose, e lui non era creato e non esisteva. Ok, se voi volete avere vostro essere onnisciente è lo stesso, ma non voi dovete confermare che la mente di questo essere deve essere mutabile perché mi comprende a me che io cambio, mi comprende il computer che cambia e tutte le cose che cambiano. Non può. Voi accettate che il ragazzo che sa tutto o la ragazza che sa tutto è una cosa mutabile. Io sì, e capisco, giusto? E allora lui deve diventare onnisciente in qualche modo, giusto? Ok. Ancora un altro. Proviamo a fare un altro passo. Un passo sulla scala in su. Appena abbiamo confermato che se questo essere esistente, lui deve diventare questo essere, non è stato da sempre onnisciente, perché onniscienza significa la conoscenza delle cose mutabili che la mente di questo essere onnisciente, ha la mente mutabile. Quindi lui è diventato onnisciente, non è stato sempre. Ok. Cosa deve sapere una persona per essere onnipotente, per essere onnisciente? Questo è una trappola a proposito. Se voi pensate alle persone onniscienti, se qualcuno vi racconta che onniscienti sono quelli, non sono illuminati, ma è Google. Adesso si trovano dappertutto perché è Google. Questa è una buona domanda, giusto? Perché nel momento voi avete la tendenza di pensare che l'onniscienza significa sapere tutte le leggi della fisica, capire quante molecole ci sono in questo muro davanti a me, ma questo non è un lavoro così grosso. Il mio marito, per esempio, passava il ritiro di triennale, io non l'ho fatto. Come lui, e io gli ho fatto delle domande, e una volta lui mi ha risposto sulle mie domande che io facevo, e diceva che non è così difficile contare le molecole nel muro, voi potete percepire, capire questo se volete. Io non so come, ma lui ha la capacità di percepire, è straordinario, e voi potete avere tutte cose. Un'enciclopedia in testa, un'illusione, la quantità delle conclusioni diverse. È molto interessante perché di fatto questo contraddice, specialmente nell'India, perché lì c'era una grande quantità di religioni e loro avrebbero detto che creatore del mondo non ha mai sofferto. Loro avrebbero detto che c'è il creatore che ha creato il mondo, che lui non ha mai sofferto,
non conosce la sofferenza perché lui è un essere unico e incredibile. Ma il fatto è molto inaspettata e mi sono anche scordata di questa, sinceramente, ma io mi sono ricordata, ho ascoltato la lezione originale per ricordare, ecco, come Dio che non ha who sofferto did non not suffer può cannot essere be. onnisciuto. Wow, che non può How to essere study? onnisciente, perché? Perché lui non sa, lei o lui non sa come fermare la sofferenza. Perché lui non ha mai avuto le sofferenze, non hanno passato questo percorso, non hanno avuto i dolori, non hanno avuto i debiti, non hanno perso le persone amate, non hanno avuto le malattie, non hanno avuto le guerre nei loro paesi, non hanno avuto inflazione. Io da quando sto in California adesso lo so perché 3.000 in Evanston è una cosa che costa poco. Allora l'essere può diventare onnisciente perché lui deve sapere anche come risolvere, come uscire dalle sofferenze, perché lui è onnisciente, perché lui sa tutto. Cosa significa questo? Di fatto significa, prima di tutto, loro sanno ideare di quanti momenti di tempo esistono nella mia vita, e questa è la conseguenza dei miei schemi mentali. E poi lui sa anche che per fermare, cosa fare per cambiare. Come comportarsi per cambiare. Questo significa che lui, colui ha la conoscenza di tutto ciò che That are harmful to myself è, cosa and which dovrei interrompere nella mia mente, cos'è che faccio io che mi dà, che mi disturba, che mi crea quei rapporti sbagliati, e cosa dovrei fare per diventare come lui. È quello che crea essere onnisciente. Questa non è la conoscenza di tutti i molecoli dell'oceano. Questa è una cosa piccola ed è inutile sapere. A cosa serve? Giusto? Però sapere cosa rigettare, cosa fermare in noi stessi, cosa mi manca per la mia felicità. Questo è il grande lavoro, e questo è quello che finisce l'onniscienza, perché tu sai con certezza, loro possono sapere con certezza nel passato, futuro e presente, e vedono una diretta percezione, ed è una cosa più bella che può essere. Qualsiasi tipo di logica non può confrontarsi con questa capacità. Perché loro non hanno bisogno della memoria? Perché se noi guardiamo qua, quanta memoria vi serve per vedere questa penna sul vostro schermo? Vi serve un po' di memoria per vedere questa penna? Oppure quanta logica voi di quale avete bisogno di vedere che è la penna per capire che è bianca? Perché voi avete qualcosa in più per capire. Ecco perché loro non utilizzano la mente e la memoria. Ok, io penso che noi passiamo all'ultima domanda. Ultime due domande. So, what two things are included
Quali di due cose sono incluse nell'atto afflitto di esistenza? Questo è un vecchio stile di Geshe Matsu. Lui usa questo mondo, specialmente non li utilizza queste parole appositamente perché li vuole spiegare in modo diverso, li vuole mettere in un modo per far capire di cosa parla. Ognuno dovrebbe capire. Per esempio, mio figlio adesso è un cameriere. Lui è abbastanza attirato, afflitto dell'assenza. Quali sono incluse nell'atto da afflitto di esistenza e quali due dell'atto puro dell'esistenza? La verità, la percezione. La conoscenza di queste due cose saranno incrollabili, possono portare di fatto, cosa ci chiede in questa domanda? Le domande erano fatte 30 anni fa, quando Geshe ha deciso di portare gli studi dai Malai che imparavano solo i monaci nei monasteri, allora lui ha portato nell'Occidente e li ha imparati per la prima volta, erano cose nuove. E lui è stato mutabile anche lui sicuramente, perché voi sapete che lui non utilizza le stesse frasi ed ecco cosa significa. Le cose portano la esperienza negativa e quale portano le cose positive oppure creano. Esistono quattro non è la traduzione molto corretta perché lui gli chiede le qualità nobili. Non è una cosa corretta, sono gli esseri che percepiscono direttamente. Per esempio, quando io sto in meditazione, io percepisco la natura. Se in qualche momento la mia meditazione è buona, io dico wow, io capisco che questo è un tocco di una realtà della mia mente e della realtà. È molto importante capire che il fatto qui tocca esattamente la sofferenza. Quel fatto In è Tibetan this word nella domanda del fatto non si truth, you know, we call it scrive truth of in popular Dipta ed Epa, Dempa, oppure la verità, or about quattro how verità che noi abbiamo e i problemi della nostra vita, oppure come liberarsi da questi. E quei fatti, quelle verità, la cessazione della sofferenza e del mondo in cui si fanno soffrire, loro dalle fonti che ci fanno soffrire, sono tutta la parte negativa della verità. E la seconda fonte della sofferenza è quella positiva. E questo bisogna spiegare perché questa domanda è così difficile e così strana. Dopodiché che noi abbiamo raggiunto il fatto che qualcuno probabilmente può diventare assolutamente essere onnisciente, lui non può essere immutabile, quindi ha fatto qualche percorso e qualcuno è diventato questo
rivoluzionario essere. Lui doveva soffrire prima, altrimenti lui non poteva sapere come cambiare la sofferenza e lui non potrà essere onnisciente in questa conoscenza. E allora perché questa domanda? Ecco, se questa domanda tocca il percorso, loro descrivono perché sanno cosa fare per fermare, per cessare la sofferenza, e questo perché questa è la verità delle sofferenze. Dicono che questa è la tradizione negativa perché le persone non capiscono nel modo corretto e anche quelli che studiano a lungo non capiscono correttamente. Ma supponiamo che la sofferenza arriva e cosa loro dicono? Come si fa a fermare la sofferenza? O le problemi che ci sono persistono o quelli che si fermano? Come si fa a fermare? Perché sono cose mutabili. Sono cose mutabili, quindi i problemi si fermano, e si interrompono, non c'è niente di eterno. Solo se voi imparate la seconda parte del ciclo che continua, perché invece vi accettate che tutti moriranno, quindi un ciclo continuerà. E questa è la prima parte. O voi avete problemi adesso, oppure cose buone che avete adesso. E anche questo è la sofferenza. Non è strano? Ok, state bene adesso o male adesso. È sempre sofferenza, perché voi o siete nel dolore puro, o le cose belle finiranno e voi soffrirete, soffrirete ancora. E si dice che può succedere qualcosa di brutto e può fermare la sofferenza. Ecco perché dicono che fine della sofferenza è il cammino, che alla fine di sono è il lato più puro. Queste sono le quattro famose nobili verità che esistono, che è la fonte dei problemi o la fonte dei problemi. Voi sapete che cos'è? Questo è il nostro passato, i pensieri, parole e azioni, come immagine che si ripete della nostra mente, come la stampante che poi esce, i mentali semi che maturano e si aprono e diventa quello che noi abbiamo adesso. Noi adesso stiamo nel ciclo negativo e questo ciclo ha la causa e si dice che quando voi vedete la vacuità direttamente, quando voi percepite assoluta realtà diretta, voi direttamente con la vostra mente realizzate quei quattro nobili, li vedete direttamente, loro diventano percepiti nella rivoluzione anche negli altri. Dicono che ci sono le persone su questo pianeta, gli esseri che hanno superato questa esperienza e alcuni hanno avuto delle realizzazioni, delle nobili verità. Per esempio Gesù, ecco perché c'è la causa delle mie sofferenze. Gok Denpa, la quarta parte, la sofferenza, che significa che la dobbiamo fermare, lo possiamo fermare e loro potranno essere fermate nel futuro da voi, perché voi capirete la natura della realtà, delle verità.
Nobile verità, capite tutti i sistemi come funzionano, se voi sarete capaci a risolvere questa domanda sempre di più, ci vuole del tempo, ma sarete capaci a fermare la sofferenza, ci sarà il punto quando voi non avrete più problemi, voi potete immaginare come sarebbe bello, e ci sono. Il quarto, molto famoso Lama Rim, Lama significa percorso della realtà, del percorso, passi del percorso, significa che voi avete il percorso oppure c'è l'istruzione dove fai questo. Quello riceverai questo, ci sono i passi che ti spiegano come fare cosa. Io vi dico che voi potete passare 18 corsi al CI e vedere la vita prima e dopo, e capirete che la vita cambia. E se voi riuscirete ad arrivare al corso 4, voi vedrete già i cambiamenti. Perché nel vostro pensieri cambia tutto, come voi reagite, come vivete, come state con le persone, sulle cose. E anche meglio di questo sarà, dopo diventerà ancora più bello. Ecco qua, tutto qua. Noi abbiamo ancora un'altra domanda. Vi ricordate che noi abbiamo parlato di un essere che è onnisciente? Che la sua mente deve essere mutabile, perché se no lui non saprà come aiutare le persone a uscire dalle sofferenze, quando è impossibile diventare onnisciente, e quando noi diciamo onniscienza, noi diciamo che questa è la cosa più importante, che lui o lei sappia come far uscire delle persone dalle sofferenze, e le quattro arie descrivono proprio questo: i fatti principali, come una persona può uscire dalla sofferenza. E adesso la domanda è: noi abbiamo tutto questo nei antichi libri, che sono state scritte, veramente non erano scritte, non scrivevano loro gli esseri, erano scritti dagli esseri che erano veramente, che avevano l'accesso a ogni momento del passato, del futuro, del presente. Possiamo noi avere qualsiasi prova che loro erano i Buddha infallibili, possiamo provarlo, che è una cosa profonda su quella fase, per esempio come la vacuità in profondità, un livello aperto. Se dico la verità, tutte le correlazioni sono molto importanti, tutte le istruzioni su questo percorso, come passare, come percorrere questo passaggio, non potrete provare tante cose, perché potremo, con la nostra mente umana, potrà prendere le conclusioni che qualcosa è esistente, perché qualcosa può diventare aria. Adesso vi leggerò. Io non so quale aspetto, come si dice, non mi aspetto che io vi convincerò subito, perché questi sono i dibattiti con me stessa nella mia mente, perché io dicevo sempre che non era abbastanza, ma più tempo passate nel studiare. Io al proposito traduco per Mixnas e per altri progetti di Geshe Michael in russo, in ucraino.
faccio la traduzione simultanea, e in qualche momento voi avete l'insight che dice: ecco, qua è la prova, ma se per voi non sarà abbastanza convincente, non lo escludete, però mettetelo solo sulla mensola e penserete, lo prenderete quando sarete pronti. Questa Proof as of today, but io non posso dire che questo io cercherò di osservare se posso capire questo, ma magari domani avrò l'accezione diversa, perché il Buddha o l'essere cosciente non significa, le persone chiamano Buddha o angeli oppure per essere onnisciente per avere la prova, ma è un essere che è assolutamente giusto, è corretto, sa tutto e può aiutare in tutto. Quale prova di quello che loro sono infallibili e non fanno mai nessun tipo di errori, di tutte le persone che abbiano mai incontrato, sentito parlare, sono tutti quelli di quali noi abbiamo parlato, di quattro aria. In quel modo noi possiamo provare a noi stessi e questo ci fa credere che lui è infallibile, che non può essere detto da chi non è stato descritto dalle sofferenze che ci ha provato. Ecco perché proviamo a tornare un po' indietro e forse abbiamo ancora solo 5 minuti alla fine. So che è stato un lavoro duro per voi, traduttori. Io apprezzo tantissimo il vostro lavoro. Io cercavo di essere molto più lenta e parlare lentamente. Allora, cosa significa? Se voi vi ricordate i livelli della realtà, quella che vogliamo, che noi percepiamo con i nostri sensi, per esempio, braccialetto, penna, oppure il volume, i suoni, come il braccialetto è caduto sul tavolo, o posso sentire qualcosa nel mio corpo, con qualche oggetto interno, il tocco, odori, o consapevolezza dei miei pensieri. Diretta percezione che non devo provare a niente. La realtà nascosta è qualcosa che io non posso vedere con i miei occhi, ma io posso vedere. Io scherzavo riguardo questo, ma veramente il terzo occhio è la nostra logica. A proposito, benvenuti, vi invito alle lezioni dei dibattiti. Inizieranno, io cercherò in base ai dibattiti e come potete argomentare le cose con altre persone. Forse come confermare le quattro arie, noi poi siamo la vacuità delle cose, oppure qualcosa che voi non vedete direttamente, non solo la vacuità. Non è che noi prendiamo la conclusione di qualcosa, noi utilizziamo la logica di continuo, sempre. Per esempio, voi vedete che ci sono degli errori nella frase, nella parola, voi usate la vostra logica. Voi supponete che qua poteva stare un'altra parola in modo migliore. E per esempio direte: ah, qua mancherebbe questa lettera, perché voi potrete avere le conclusioni, milioni di conclusioni diverse.
But there is a E level of ognuno avrà diversa, perché noi utilizziamo i livelli che sono nascosti in profondità nella realtà che percepiamo. Noi utilizziamo i nostri sensi, quello che è nascosto, noi utilizziamo logica, e quello che è nascosto, noi possiamo prendere l'esempio solo da chi ha visto direttamente la vacuità, direttamente, e ha avuto questa percezione, come Bill si è venuto da Columbia e ha detto lì ci sono dei spiagge bellissime, ma in realtà non sono molto igieniche, non sono sicure, sono un po'. Io non mi ricordo che lui mi abbia mai detto delle bugie, perciò non mi dice le bugie neanche adesso. Anche qua penso che noi cerchiamo di guardare. Why we suspect that this person is totally Noi correct? possiamo concludere, confermare che quella persona può essere. They should describe something that we can verify. And to Che begin with, sicurezza possiamo avere tranne quella che lui ha studiato queste cose, che le conosce, che la conoscenza che ha. Questi studi descrivono in modo molto corretto, senza errori, quello che noi possiamo vedere da soli. Io non so nessuno che vive più di 104 anni. Io, a proposito, ho l'anello della nonna del mio marito che ha vissuto 104 anni. Non molte persone vivono così a lungo, giusto? Questa è una sofferenza. Probabilmente delle sofferenze, ogni corpo, tutti moriranno. Purtroppo sì, se voi siete nati, sì, morirete. Quanto posso sentire? Quanto a lungo posso sentire questo? Io, chi me l'ha detto questo prima di conoscere questi studi? A parte il fatto che io ho un sacco di problemi prima di morire, poi ci sarà un altro problema ancora. Che fermerà tutti i problemi precedenti, ma il problema successivo sarà ancora più grande. C'è un essere che ha descritto che la sofferenza, ha descritto la sofferenza che è una sofferenza momentanea e dove c'è un dolore temporaneo, oppure qualcosa di bello, il computer che ho davanti, per esempio, o la mia salute. E a proposito, c'avevo qualcosa vicino e non lo trovo. Io divento più grande, e quello che per me prima era importante erano gli occhiali. Io penso che sembra bello. E questo mi aiuta a leggere perché io non posso leggere nel telefono senza gli occhiali e non c'è niente di brutto dal punto di vista umano che io ho studiato nell'università medica ed è normale che dopo i 40 anni la vista cambia come prima, non vedi più perché ogni anno perdi più uno più uno. Questo è normale, questo non è strano. Per me, 10 anni fa non mi servivano gli occhiali, adesso ho bisogno di occhiali. E non è perché qualcosa di incorretto è successo con me. Ognuno di voi avrà bisogno di occhiali. Potete immaginare questa cosa? Alcuni di voi ce l'hanno già bisogno.
le persone più giovani, anche dopo che lo voi vedrete, dopo i 40, avrete bisogno di occhiali. E c'è stato un essere che ha descritto questo e si basa su questo fatto. Lui anche ha lasciato molte prove di questo e altri studi che noi possiamo. È una cosa, è un punto critico in questi studi, perché quando nella nostra vita è il fatto che noi li abbiamo e che ognuno di noi può provarlo, è una parte che è giusta, probabilmente lui può aver ragione anche nelle altre parti. Io pensavo la prima volta che ho letto, questo ragazzo onnisciente, perché le devo credere in ogni cosa? Può darsi che è solo un esempio su quale devo crederle. Ecco perché voi avete bisogno di 18 corsi ASI. Sentirete sempre l'importanza di questi corsi di imparare e avete i progressi. È solo una cosa prima, ma non ultima. Se vi sembra che una cosa non instabile è una prova non sicura, che per voi non significa niente, ma voi perché io amo questi studi? Perché voi percorrete questo percorso e vedete sempre più prove. E come funziona? Indipendentemente dagli obiettivi che avete, voi avrete dei sollievi su finanziari o nei rapporti o nella vostra spiritualità oppure della vostra consapevolezza. Non dipende. Saranno piccoli o grandi i vostri obiettivi. Voi potrete utilizzare queste conoscenze e percorrere su questo percorso perché si apriranno sempre, perché voi sarete quelli che piantate sempre più semi buoni e i semi si apriranno sempre con i risultati per voi. E voi non andrete semplicemente su questo percorso. Voi creerete questo percorso con i semi che creerete. Io ho impressione che io ho lavorato oggi fisicamente. Di solito, mi sono scordata che non abbiamo fatto all'inizio, non abbiamo fatto la motivazione. Proviamo a fare adesso, proviamo a essere tirchi in senso buono della parola. Cosa possiamo seminare? Proviamo a chiudere gli occhi, mettetevi dritti e pensate ai problemi che voi volete fermare. Forse la mancanza dei soldi, forse qualche malattia, forse qualche rapporto personale. Qualsiasi tipo di problemi che potete avere, pensate a quel problema più grande che vi disturba in questo momento. E dedicate questa lezione, ogni secondo di questa lezione, per piantare i semi, per fermare questa sofferenza, quel dolore che vi turba. Che questo problema vi aiuti di andare su questo percorso. E vi aiuti a voi e agli altre persone di diventare quei esseri che cambiano e diventano essere migliore e che non ha bisogno di soffrire più, che non ha bisogno di invecchiare, di essere malato, di ammalarsi o di morire. È l'essere che sarà.
che vorrà aiutare a tutti gli altri esseri. Go back to your breathing, open your Ritornate al eyes, vostro and respiro, remember aprite i that vostri occhi. Io this stop mi sono ricordata che the questa lezione originale aveva qualcos'altro e si è spento all'improvviso e lui ha detto, pensate a questo, e pensate a cosa ci sarà su questo percorso. E vedrete che la vostra vita migliorerà dal qualsiasi punto di vista. E la mia vita è diventata migliore. Io sono 10 anni che pratico queste conoscenze. Voi diventate persone felici, diventate più consapevoli. Io ho chiesto a Geshe e lui si è domandato, ma se io diventerò più felice, cosa succederà? Come un essere matto, mi prenderanno nella psichiatria. Una felicità giusta, semplicemente felice, perché voi avrete meno. Voi passerete un percorso difficile, complicato, ma dopo diventerà più facile. Questo è un percorso che è difficile iniziare perché noi abbiamo fatto tante semi negativi che dovranno aprirsi e sarà difficile, ma dopo sarà più facile perché poi aiuterete le persone. Prima non mi ci riesce e io sì. Capisco, devo aiutare altre persone, grazie. Se questo aiuto posso provarci. E dopo voi vi abituate, lo fate in automatico. Finché voi non riuscite, dopo diventa una cosa piacevole, voi vi rendete conto, non c'è bisogno di fare sforzi, lo fate nel momento. Ecco perché dicono che questo percorso diventa sempre più facile grazie a tutti chi è venuto, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Ci vediamo venerdì, grazie a tutti i traduttori, grazie a tutti i volontari, alla squadra tecnica, grazie a Elena Smirnova, eccola. Che organizza tutto questo corso. Grazie ragazzi, siete bravissimi, grazie per il vostro lavoro. Noi né io né Bill non avremmo potuto fare niente senza di voi. Grazie che siete disposti a sentire queste lezioni. Sarebbe stato inutile perché avremmo parlato solo con voi e basta. Gli ascoltatori sono quelli che ci ispirano. Grazie a tutti. Alla prossima. Ci vediamo venerdì.